e lo ha scelto coscientemente guardando al futuro, perché è un'azione di rinnovamento che il partito sta portando avanti, e il rinnovamento non può passare che attraverso le giovani generazioni, ma sono giovani generazioni che fanno della competenza la loro capacità, loro sono così, Antonio l'ha dimostrato in questi anni, ed è una persona che già da quando era studente all'interno del liceo scientifico si era distinto per le sue capacità organizzative e per la sua capacità di riflettere prima di assumere decisioni. Poi ha avuto un grande merito, quello di sposare, quando fu fatta l'occupazione del comune a favore della salvaguardia del punto nascita, quella situazione che ha portato poi a un risultato. E poi lui si è distinto insieme al suo gruppo per quanto riguarda i trasporti locali e regionali, creando un movimento all'interno della città a favore e tutela degli interessi dei pendolari, e noi ci siamo un po' innamorati di questa figura, dobbiamo dire, anche il nostro coordinatore regionale che cosa ci ha detto? Ha detto, beh, un 21enne spesso deve fare esperienza, ma quando ho conosciuto Antonio Martinelli ha fatto questo salto, ha capito che la generazione dei 21enni per Sulmona in questo momento poteva essere favorevole e ha accolto bene questa scelta che è venuta condivisa dal gruppo, sia dalla senatrice, dalla coordinatrice provinciale, dalla consigliera comunale e da Sandro Ciacchi, che per noi rappresenta sempre un valore perché coordina in questo momento i comuni nel cratere per quanto riguarda la ricostruzione. Non voglio andare oltre. Ma